coach Simone Pianigiani agli allenamenti della Nazionale Sperimentale. Cosa dobbiamo aspettarci da questi giovani ragazzi? Beh, innanzitutto che crescano avendo voglia di fare più esperienze possibili, che è quello che stanno dimostrando in questi giorni, perché lo scopo di questa nazionale è quella di dar modo a ragazzi di 21, 22 e 23 anni, queste sono le fasce di età, quindi una volta uscite da tutte le categorie nazionali giovanili, di non perdere il contatto con quella che è la pallacanestro internazionale. Questo sarà lo scopo dei tornei che loro faranno in Italia, che faranno all'estero, in Svizzera e in Europa, e che faranno poi una tournée di luglio in Cina. Ma soprattutto anche per noi un modo per allargare la famiglia azzurra, per tenere monitorato un po' tutto il movimento e quello che sarà anche, diciamo, la linfa poi degli anni futuri, e quindi dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, per avere un linguaggio comune e per far sì, ripeto, che poi qualora venissero chiamati, e molti di loro gioco forza lo saranno nei prossimi anni nella nazionale senior, non sarà così un salto nel buio indossare quella maglia azzurra e fare una pallacanestro internazionale che in questo momento non stanno facendo nei club, ma sarà un continuare un'esperienza, che è quello che vorremmo. Riusciremo a rilanciare la nostra nazionale maggiore nei prossimi tornei? Beh, su questo è sempre una bella domanda, nel senso che noi siamo tornati all'ultimo europeo 2 anni fa in Slovenia, siamo tornati competitivi, siamo tornati nelle prime 8 d'Europa, abbiamo finito con 6 vinte, 5 perse, insomma siamo tornati a avere il rispetto di tutti, battendo anche nazionali di primo livello, come la Grecia, la Turchia, la Spagna, eccetera, e la Russia. È chiaro che questo deve diventare possibilmente non un blitz come fu 2 anni fa, non una cosa una tantum, ma vorremmo che fosse la norma di poter essere di nuovo competitivi. È chiaro che in questo momento abbiamo pochi giocatori di esperienza internazionale che incidono in Eurolega, ma abbiamo o giocatori in NBA che quindi giocano quel tipo di pallacanestro e che anche con le problematiche di infortuni che hanno avuto negli ultimi anni hanno perso un po' il contatto alla pallacanestro europea, e quindi dovremmo da un lato trovare loro, farne crescere altri, una generazione di giocatori che, ripeto, siano dei giocatori europei, e allora poi potremmo dire di tornare ad essere competitivi. Ovviamente rimane il fatto che i tempi sono cambiati, che le nazioni competitive sono sempre di più in Europa, e che uscire tra virgolette dall'Europa per fare una manifestazione come un mondiale o un'olimpiade è sempre più complesso, proprio perché per la geografia sportiva che negli ultimi decenni è cambiata radicalmente. Però noi non possiamo accettarlo, dobbiamo, con la qualità del lavoro, col desiderio di questi ragazzi di ritagliarci uno spazio internazionale, vogliamo tornare ad essere protagonisti. Secondo lei le squadre dei club italiani dovrebbero puntare maggiormente sui giovani italiani? Sai, è difficile, perché dire ad un club privato quello che deve fare. Un club deve vincere, deve pensare al bilancio, deve pensare a salvarsi, deve pensare a quello che ovviamente pensa di avere come scopo in base alle risorse che ha a disposizione. Quello che possiamo fare noi come allenatori è cercare il più possibile, sempre di più, di creare, di mettere qualità nel lavoro in palestra, di convincere queste nuove generazioni a crearsi un abito. Reggio Emilia ne ha un esempio, è riuscita ad arrivare in finale scudetto sfruttando giovani come Mussini, Polonara, Pini. È assolutamente vero questa cosa di Reggio Emilia, e questa cosa non la può imporre nessuno, cioè ci sono delle scelte che vengono fatte. È chiaro che tutti noi siamo molto felici quando qualche ragazzo italiano si ritaglia spazio, si ritaglia da protagonista un ruolo nella massima serie. Quello che, ripeto, però, che vogliamo è non accontentarci di questo, anche se in questi anni ci sono stati ragazzi che si sono guadagnati questo spazio, che se lo sono consolidati, ma dobbiamo assolutamente far sì che siano giocatori che cominciano a incidere nella pallacanestro internazionale e non solo in quella dei nostri confini. Un pronostico su una finale scudetto fra Reggio Emilia e Sassari? No,
oggettivamente difficile, impossibile, perché l'abbiamo visto, c'era stato un grande equilibrio in tutto il campionato, c'è stato equilibrio nelle semifinali, tutte e due concluse a gara 7, e anche qui ci sono tutti i presupposti perché ci sia, che sia una finale estremamente equilibrata. Reggio Emilia già sull'1-0 e ha il fattore campo, Sassari forse più profonda come numero di giocatori, anche più atletismo rispetto a Reggio, e quindi la serie, insomma, una finale inedita, comunque nessuno se la sarebbe mai aspettata, una finale piena di entusiasmo da parte di due città che si trovano a vivere un sogno, tra due tifoserie molto corrette, tra due società che hanno pianificato, però devo dire che sono state molto molto belle anche tutte le semifinali, un clima bello in tutti e quattro i palazzetti e in tutto il resto dei playoff, per cui insomma prendiamo anche in un momento di difficoltà economica oggettiva nella nostra pallacanestro, in cui c'è meno risorse, prendiamo questo fatto di questo equilibrio, questo entusiasmo come un fatto positivo. La sua Siena ha riconquistato la Lega 2. Sì, credo che questo sia una cosa molto bella per i tifosi, per la città, perché per l'entusiasmo che c'è in città, per la tradizione, per l'affetto presente, so che ha dimostrato anche tutta questa stagione, torna ad affacciarsi alla pallacanestro che compete alla passione e al sentimento di una città intera.